Buongiorno a tutti e bentornati sul canale. Questa era la prima zona su Alibaba che mi interessava per un possibile long, questa la seconda. Come potete vedere, non è stata rifiutata questa zona. E CVD che è allineato ai prezzi, c'è forte pressione da parte dei sellers che comunque hanno anche creato un risultato, e per cui è meglio a stare attenti con i long in questo momento. Io vorrei aspettare ulteriori conferme. Questa era la zona che avevo cerchiato in verde, la mia buy zone, e vediamo se adesso riceviamo gli opportuni le opportune conferme per un possibile long, e poi andrei a chiudere all'incirca intorno agli 89 89 17. Allora, in questo momento non ho nessun segnale rialzista neanche da parte del footprint. Quindi restiamo in osservazione. Qui sotto, oltre che il tondo 88, abbiamo la deviation meno 1 e la value area high del market profile, quindi è una zona dove sarebbe interessante vedere, oltre che una precedente zona di demand, questa è una zona dove sarebbe interessante avere una reaction. E in questo momento stanno accennando qualcosina i buyers, e qui che la nostra candela è negativa, qui sul CVD è positiva. Diciamo che questo qui è l'unico segnale che ho ricevuto con questo delta positivo per ora dal footprint. Non è il mio, diciamo, non è uno dei miei preferiti. Io vorrei aspettare anche la price action, un segnale da parte delle candele, poi mi vado a ricercare di nuovo un trigger sul footprint. Stanno iniziando un pochino ad alzare la testa, ma i buyers. Vorrei vedere un movimento di questo tipo e poi valuterei un ingresso sul test. Vedete? Guardate il CVD. È allineato ai prezzi, quindi non c'è nessuna divergenza per ora. Vedete come siamo allineati? Io non sono ancora entrata, non sono ancora dentro, però abbiamo lo stesso movimento sia sul CVD che sulla price action, quindi non c'è divergenza, ma non c'è neanche il mio ingresso ancora. Abbiamo un delta attualmente molto positivo. In questo momento sta facendo un segnale contrastante sulla footprint, per cui non ci tengo ad essere già long, voglio aspettare. Guardate quello che sta facendo in questo momento. Beh, diciamo che è un brutto segnale se fossi stata dentro long. A parte che a quest'ora l'avrei già chiusa a break even, perché l'ingresso era da queste parti. Un papabile ingresso, poi ecco. Sempre meglio aspettare ulteriori conferme, che non arrivano, niente long, niente long per ora. Cosa significa questo movimento che vi ho fatto vedere? Qui ci sono i trapped traders, ok? Quindi sono rimasti intrappolati lì con i loro market buyers, market buy, e sono stati stoppati, no? Qui c'erano i loro magari ordini sell stop che sono stati attivati e il prezzo è sceso ulteriormente, no? E come vedete anche il delta è negativo, e guardate come scende il prezzo. Figurati se mi facevo
intrappolare anch'io, cioè proprio ormai è una schematica questa nota, e me la sono scampata qui, me la sono bella scampata. Vediamo, perché adesso ci raggiunge gli 88, deviation meno 1, value high, il market profile, e vediamo se finalmente ho qualcosa di valido. Guardate come siamo allineati. Anzi, in realtà, stanno vendendo. Hanno avuto un risultato ancora più forte. Ci sono pochi buyers in azione, eh. Il prezzo è sceso anche di più di quello che in realtà si vede dal CVD. Io vorrei vederla intorno agli 88. Che poi ci siamo arrivati, eh. In realtà ci siamo pure arrivati agli 88. 87 e 97, vorrei vederla proprio qui sotto. Poi vedendo, ecco, guardate ora. Siamo quasi. Vedendo anche il CVD, diciamo che potrebbe stare. Delta qui è completamente negativo. Olè, mamma mia, che ordine che è uscito! 28.623 hanno attaccato il bid. Wow, e ha raggiunto la zona. Guardate che roba. Ok, adesso mi interessa parecchio, però la dovuta cautela qui, perché stanno vendendo a tutto spiano e il CVD e i prezzi sono veramente allineati alla grande, quindi ho i brividi adesso ad aprire un long. Mi serve veramente una conferma bellissima, altrimenti la lascio stare. Perché veramente potrebbe continuare a scendere fino al bracket di valore opposto. Non ho nessun segnale, non ho proprio nessun segnale. Adesso vorrei vedere il rifiuto io, no? Io vorrei vedere un bel rifiuto, un assorbimento e poi entro volentieri long. C'è da aspettare ancora, quindi. Non entro aggressiva così. Anche se dovessi avere un bel segnale sul footprint, io non entrerei aggressiva long con questa impostazione qui che si è andata a creare. Comunque è venuto giù avendo toccato e rifiutato sia il quasi 90 dollari, ok? Li vedete qui a destra, in alto a destra, questa zona qui di 90 dollari che corrisponde con la deviation del trimestrale. E la previous weekly value era low, quindi questa è una zona veramente forte dove sarebbe stata interessante per uno short, ma ovviamente come avete visto non ha fatto altro che scendere poi dopo averla testata, cos'era, in after hour, non lo so. E ok, non ho nessun segnale di rifiuto e non ho nessun segnale di ingresso su Alibaba in questo momento. Questa era l'unica zona che poteva interessarmi. Questa è la zona di rotazione che avevamo e vedete, infatti qui i prezzi hanno un po' tentennato, hanno fatto un temporary profit, e hanno illuso magari chi è entrato aggressivo qui long per poi andarli a stoppare un po' tutti o magari a prendere i break even, non lo so. Questa era la seconda zona che interessava a me, ancora non ci sono segnali di conferma perché c'è solo forza da parte dei sellers e quindi non c'è nessun rifiuto, non c'è niente di interessante per me, per cui lo rifaccio vedere anche per l'ultima volta anche qui dal footprint, come il delta è fortemente negativo, non so quale altro titolo mi ha fatto scattare quest'alert, e quindi per ora non ho segnali. Vedete, non c'è nessun rifiuto, a meno che adesso mi chiude con una bella bullish engulfing, torna sopra e allora poi mi ricrea un setup anche sul footprint, in quel caso potrei valutarla, non ora. Per cui questo video è così a scopo, giusto per farvi vedere come si possono evitare degli ingressi inutili tramite la corretta lettura dell'order flow. E ci vediamo nel prossimo video e namaste!